lo stemma. Se guardate, se guardate in alto, c'è una donna sopra una chiesa. Sì. Quella donna è la Madonna, a cui è dedicato il Duomo. E che cos'è quella chiesa? È il progetto originale del Duomo. C'è chi ci ha visto una cupola che poi non è stata realizzata. Io non la vedo. L'abito della donna, sì, capito. Indica un gesto di protezione. No, perché se vedi tipo quell'abito, no? Cioè, sì, dà l'idea di una cupola. Può essere interpretato come, una, come l'abito o come una cupola. Sì, poi mi dici che pusce l'usi. Okay. Lo stemma che vedete sotto. Vedete che è un po' strano, ci sono tante cose dentro. Allora, le famiglie nome? A destra, no, non le famiglie, ci sono due stemmi fusi. Quello a destra, se vedete, c'è il biscione che mangia un bambino nel pannello. Il biscione che accanto c'è l'aquila, partendo da in alto a destra c'è un'aquila e poi un biscione che mangia un bambino. Mm-hmm. E sotto c'è la situazione uguale ma opposta, c'è il biscione, quello è lo stemma di degli Sforza, quindi di Ludovico al Moro. Cioè il biscione o il biscione assieme al... Lo stemma degli Sforza era composto da quattro quadranti. Ah, ok. In due si ripeteva il biscione, in due l'aquila. Okay. Quindi si trasforma in mezzo stemma. Sì. Perché dall'altra parte c'è il simbolo degli estensi. Dove vedete i tre gigli, uh-huh, un'altra aquila e sotto l'aquila e i tre gigli. Quello perché? Perché era questo stemma messo insieme, simboleggiava Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, sì, a cui è dedicata l'opera. Quindi, perché ho trovato su YouTube, erano confusi due, no, non sono confusi gli stemmi, cioè mezzo uno, mezzo l'altro, perché moglie, la fusione delle famiglie, moglie e marito. E tra l'altro, piccola informazione, lo stemma degli estensi che vedete è il secondo, perché quello originale era solo l'aquila. I tre gigli sono un privilegio che gli ha dato il re di Francia poco prima che nascesse Beatrice d'Este. La scritta che c'è qui in latino, che tutti sapete tradurre tranquillamente. Prima vista. Io sono l'unico di voi che non sa il latino. Leggo la traduzione che ho trovato. Ludovico, duca di Milano, diede in dono alla chiesa di Milano la chiusa dedicata alla Vergine fonte di salvezza. Quindi questa chiusa è dedicata alla Vergine, alla donna. Infatti, Vergine e salutifica. Esattamente come è dedicata la Madonna e il Duomo. Per la pubblica utilità della città, affinché le navi potessero passare attraverso un terreno diseguale da una parte e dall'altra, quindi andare avanti e indietro. Sottoposta al pagamento di una tassa al fisco, ovviamente non per far passare le pietre per il Duomo, perché quelle erano a UFO, cioè ad un fabbrice, non pagavano niente, di una tassa al fisco. Nell'anno della morte della moglie Beatrice d'Este, 1497. Quindi, messo così, sembra che l'hanno fatto nel 1497. Cioè, su internet la data in cui è stato finito è 498-499. Boh. Questo è quanto. Allora,